Ciao, come prima, solo ho cambiato rossetto perché mi sembrava un po' smortino, ma insomma in videocamera non rende neanche questo. Vabbè, stesso. Prodotti finiti, casa, mangerecci, più mangerecci che casa effettivamente. Allora, li ho scartati da prima. Fazzoletti Tempo che in questa casa non mancano mai e io uso solamente esclusivamente il Tempo perché se, anche se ho passato le tasche, sai, amore, ho controllato, sta sicuro che dentro in lavatrice finisce un fazzoletto. E allora, il Tempo sono gli unici che resistono alle lavatrici senza fare un disastro sul bucato. Allora, non è una sponsorizzazione Tempo, è una cosa di necessità, di sopravvivenza. Poi ho finito, ve ne porto uno, ma li ho presi un po' combinati. Questa è la profumazione che mi piace di più, dei Fabuloso Ammorbidente, perché quando stiro cioè proprio stirate a vapore, io stiro a vapore con la. Non è la stirella, non è una vaporella, è della. Non lo so. Non mi ricordo della Roventa forse il mio quelli che si possono ricaricare mentre state stirando di acqua e, cioè quando io stiro mi viene proprio il profumo di vaniglia, anche gli altri sono profumo ma questo, il profumo di vaniglia che esce stirando mi piace di più per cui tendo a ricomprarlo. Ce l'ho fatta 2 ore per un discorso solo, è fantastico. Poi non ne ho tantissime di cose da mangiare perché ne ho tenute meno effettivamente e non penso di averli neanche tutti questi perché sono 4, io ve ne vedo solo 3. E sono 4, io ne ho tenute solo 3 ma le abbiamo mangiate tutte, non preoccupatevi. Questi crispy choco crispy come volete chiamarli di Lidl della Mr. Choc costano 1,49 euro mi pare. Ce ne sono pochini dentro effettivamente o siamo noi che li mangiamo come. Quello fondente, questo ha l'arancia, questo ha la nocciola, manca quello al latte che è blu. Cioè qua è disegnato in blu al latte. Se non volete ingrassare, se non volete mangiarne uno dopo l'altro, non comprateli. Sono buonissimi. Allora, mio marito e mio figlio piacciono tutti tranne quello all'arancia. A me piacciono tutti tranne quello al fondente, per cui una cosa di gusto. Diciamo che quello al latte è dolcissimo, anche quello alla nocciola è dolcissimo. Gli altri due, ovviamente uno al fondente meno e quello all'arancia addirittura meno. Però sono buonissimi tutti, purtroppo. Poi mi dispiace non aver fatto video spesa come vi dicevo prima perché ho trovato anche delle cosine tipo questi qua che non è tanto che li hanno messo e questi che finalmente li ho trovati e io stupidamente non ho preso tutte le 4 varietà, ne sono due. Lo hacker, questo fatto a stecca di cioccolata, questo è con le nocciole fatto così, questo è con la crema al latte fatto così, c'è cioè la versione cioccolato al latte bianco e quello fondente non li ho prese ma. Allora, se devo essere sincera, a loro due sono piaciuti tantissimo, a me sinceramente sono tanto dolci, sentite poco il gusto di. Boh, cioè non è una cosa che mi fa gridare, wow, come gli altri sì, li abbiamo già ripresi. Li abbiamo già ripresi voglia. Vabbè, poi non sono durate niente, ho sulle ultime due adesso, cioè è vero che le tengo accese tutto il giorno, perché mi fanno un giorno, però le ho prese il giorno di San Valentino, per cui cos'era, mercoledì? O martedì o mercoledì, San Valentino, le ho prese da Lidl, con mio marito siamo andati, lui si è preso una cosina, io ho preso le candele, queste, quelle grandi, non le tea light piccole, queste al mango, queste alla fiori di ciliegio, ce ne sono 6, per cui non mi hanno neanche fatto 6 giorni, una confezione, no, durano meno di un giorno, non lo so, sono finite, ma sono sulle ultime due, non fanno un giorno loro, allora. Non lo so, comunque profumano tantissimo qua, non profumano una cippa in casa, sono belle perché sono grandi, ho preso anche i bicchierini che c'erano in offerta, però c'è cioè, come resa, no, ma ho visto anche le tea light, non mi durano 3-4 ore, non so, sono un po' sconvolta perché mi pareva quando usavo le tarte, che adesso non riesco più a usare le cose troppo profumate, le tarte mi durassero tanto accese e non erano le tea light del Lidl però, non lo so. Proverò a cambiare tea light. Comunque costavano di 6, mi pare 1,99 euro. Sono sì, marca Melinera. Non ve le consiglio per un discorso di resa, però dovete dirmi voi se è normale che durino così poco, perché io grandi diverse dalle tea light non le avevo mai prese. Quindi dovete dirmelo voi, magari sono io che mi aspettavo chissà quale resa. Purtroppo l'ho trovato in offerta un paio di volte in pan brioche dell'Omolino Bianco e allora io non riesco a mangiare il pandoro perché probabilmente è troppo carico di burro, mi fa venire acidità di stomaco e anche tutto il resto per il discorso di latte, eccetera. Questo non me lo ricordavo, erano anni che non lo mangiavo. Ha il gusto, il vago gusto di pandoro, non mi dà nessun problema, me ne mangio due fette, poi trovo con la Nutella. È una cosa super ingrassante, lo so.
Però avevo bisogno di quello, non potendo mangiare il Pandoro, avevo bisogno di sopperire quella profumazione, mi è andato via proprio a forza di soffiarmi il naso, mi è andato via. Addosso ho il, diciamo, fondo, non ho qui il campioncino, l'ho lasciato di là, mi hanno dato due campioncini del fondo della Rimmel, quello nuovo, è leggero perché come vedete qua mi sono soffiata il naso, però la numerazione è il numero 200, col campioncino ci ho fatto due volte. Secondo me, per le pelli secche, assolutamente no, assolutamente. Ovviamente, questi sono i brufoli, lì sono rimasti, poi non sono neanche brufoli questi, sono stata una battaglia con un punto nero, una cosa strana. Secondo me, portare i capelli lunghi con la frangetta che mi riempie molto di più di brufoli in quella zona lì. E cosa sto dicendo? Mi sono già persa. Mi sono persa. E, sì, per le pelli secche, assolutamente no. Per la mia, un numilucciolo assolutamente l'ho usato ieri per la prima volta. Oggi ho fatto il secondo giro. Mi fa l'altro campioncino. Poi potrei anche pensare di comprarlo perché veramente dovete stenderlo alla velocità della luce. Perché basta che fate zone, coprenza diciamo medio-bassa. Io non ho grandi problemi a parte quella zona lì. Non ho questi. Adesso comunque è un fondotinta che andrò ad usare perché quelli tanto coprenti non mi piacciono con l'aprirsi della stagione. E non gli avrei dato un centesimo, ma mi sta soddisfacendo come mi stanno soddisfacendo i due mascara che ho preso di Rouge, che riuscirò a farvi vedere anche in un video acquisti. Mi sa che ho la videocamera un po' storta. Poi, un'altra rogna, praticamente tutte le cose che faccio vedere sono, questo è un sacchetto, non c'entra niente, sono tutte cose rogne, nel senso che quando le mangiate non riuscite più a smettere. Questi piccoli grissini che ci sono anche, ecco, c'erano un po' di briciole, brava, appena pulito. Ci sono anche nella versione la pizza e il rosmarino. Quella rosmarino non le ho mica prese, quella la pizza, questi qua normali all'olio d'oliva, cioè voi li aprite e dovete vedere il fondo praticamente. C'erano qua i miei nipoti una sera e non si sapeva se si fermavano a cena o no, insomma avevano fame questi poveri figli, compreso il mio ovviamente. Li ho aperti, e era pranzo, li ho aperti e alla fine finché facevo da mangiare, cioè se li sono spazzolati. E che buoni che sono quando li vedono, uppi uppi. Poi da Lidl avevo preso questi tipo Oreo ma rettangolari piccolini così, mamma mia, cioè già gli Oreo mi piacciono. Questi li aprite, sono una cosa mostruosa da vaniglia e dolcissimi, non li ha voluti mangiare nessuno. Non so, penso che li abbiano finiti i miei nipoti, non lo so, non mi ricordo. Di Mattia neanche vederli, proprio gli Oreo li odia. Poi altra cosina che va, non va, dipende, è il pane, questo qua cioccolato di Mulino Bianco. Non mi fa impazzire, Mattia ne va matto, però io tendo a dargli o la frutta a scuola oppure i cracker. E adesso gli sto dando, è un periodo che gli sto dando le merendine perché alla fine ce l'hanno tutti le merendine. Però alla fine il problema è che ho fatto dei giorni che gli davo la mela tornava indietro perché a scuola già gli danno la mela e cosa fa? Mangia mela e mela e mi tornava indietro con la mela, allora. Se gli veniva fame, ok, mangiati la mela, dici tu che fa meglio, ma comunque gli do le merendine. E allora gli do le crostatine, le merendine, però quello lì col pane, col cioccolato, non so, non mi entusiasma. Ah, ecco, l'altro favoloso che piace tantissimo è questo qua, al cocco, che ovviamente bisogna comprarlo solamente quando si trova in offerta, perché da Iper, tipo Iper la grande I, è a 4 euro, fuori testa. Io li pago 1,79 euro, se è 1,80 euro dalla saponeria, anche troppo. Poi, ci sono piaciuti molto i friarielli, questi di Oro Gel, questi qua surgelati, è stata una piacevole sorpresa, non li avevo mai visti perché non prendo sempre la verdura surgelata. E, si è piaciuta, è stata una piacevole sorpresa, rimangono non una cosa come gli spinaci che si sfasciano, ovviamente ok, è un altro tipo di verdura, di erba, foglia, quella che volete chiamarla, però è stata una piacevole sorpresa. Poi ho fatto. Al mio nipote più piccolo non piace la carne, cioè non ho capito, no, non gli piace la carne. Ha 8 anni, lui la carne non la vuole vedere e mangia il pasticcio di verdure. Allora tengo in frigo questo perché se mi capitano che si fermano, prendo finché giocano. Comunque vengono sempre, se vengono qua, vengono la mattina, ora di pranzo, così alle mezzogiorno, alle 1, riesco a farlo. Gli faccio questo. Con le sfogliatelle gli faccio il pasticcio, sì, ci posso arrivare perché si attacca al discorso dell'altra volta, cioè sì, i miei nipoti è per quello, per il discorso dell'altra volta, la mamma che non c'è più è la loro. Quando si può vengono qua spesso, allora cosa faccio? Mi ha detto che gli piace tanto il pasticcio di verdure.
E la prima volta gliel'ho fatto, io non ho mai fatto, io sono mai fatto di carne, la prima volta gliel'ho fatto e ho lasciato la verdura a pezzettini. Mio cognato mi fa, guarda, glielo faceva, la mamma glielo faceva tipo minestrone, io non capivo sul discorso minestrone, cioè come fai il minestrone? Allora nella mia genialata, e con tutto il cuore che ci ho messo per farlo, perché poverino non mangiando altro mi sono messa con tutto il cuore e ho preso e faccio verdure, pomodorini, no, metto prima la cipolla, una cipolla intera tagliata a pezzettini con l'olio, poi se volete metterci un spicchiettino d'aglio, dipende dai gusti del bambino o comunque dell'adulto. E cosa ci metto? Zucchine, una zucchina e il sedano, i pomodorini, quelli ciliegino tagliati sottili, zucchine, ma gli metto un po' di verdure, cioè le cose che trovo che facciano anche una bella consistenza. Una volta gli avevo messo anche la patata, giusto per fare, e poi gli aggiungo anche dei pelati interi, però, cioè non il pelato intero, ma neanche la passata, proprio quelli, i pezzettini, quelli che uso io, che vedete, sono i voluti finiti. E ho detto, quelli li faccio cuocere, poi quando sono cuoci li frullo con il mini pinner e li mescolo con la besciamella già fatta, ovviamente non sto lì a fare la besciamella, e faccio gli strati di pasta, pasta sfoglia, si posso arrivare, di sfoglia velo, questa rana, faccio uno strato di quello lì, uno strato della besciamella con le verdure, con il parmigiano, uno strato, arrivo a fare gli strati. Una cosa fantastica, devo dire che ci è piaciuto anche a noi e mio marito ha anche detto, e non gli do neanche torto, che è quasi quasi più buono di quello con la carne. E per cui ho fatto una cosa nuova, l'ho fatta con il cuore ed è stata apprezzata, insomma, ecco, mi fa anche piacere, dimmi un super giù la ricetta. Comunque le verdure le frullate in quella maniera, le mescolate, rimane colorato, c'è la verdura e lo mangia volentieri. Infatti si è portato via perché Mattia non lo voleva mangiare, dopo ha assaggiato il suo, ne ha mangiato un pezzo del suo pezzo, era avanzata l'altra metà perché per gli adulti avevo fatto dell'altro. E si è portato via, si è portato via il suo pasticcio, caro. Per cui credo di essere riuscito a farlo simile, insomma. Ovviamente i gusti della mamma non saranno, cioè, la mamma non sarà mai uguale, però io ci metto il cuore, insomma. Poi finiamo, io uso spessissimo, cioè spesso usiamo solo questi qua di Flo, vediamo Flo, non so se riesce, Flo, Flora. Florais, forse Lillid, sono i tovaglioli quelli che loro hanno colorati, vado a cercarmi tutti i bianchi perché i colorati non mi piacciono. E usiamo esclusivamente questi. Ho provato a prenderne altri, mio marito mi ha detto no, voglio quelli di Lillid. Va bene, ce ne sono 30, non sono neanche proprio economici, però vabbè, si trova bene. Poi è stata, è questo, non so che l'ho buttato via quello del pesce, che peccato. Quell'altro. Peccato, praticamente ci siamo trovati benissimo con questo merluzzo dell'Alaska da Eurospin di Atena. Sì, di Atena. E non ho l'altra scatolina. Ho preso i bastoncini di pesce, convinta che fossero bastoncini di pesce di merluzzo. Erano bastoncini di seppia. Non lo so, comunque, oh, caspita, ma che gommosi che sono! Mamma mia, mamma mia, mamma mia, guarda, non erano mica di merluzzo, ma erano di seppia, mi pare. Buonissimi, cioè non ho, mi dispiace non avere la scatola, ma se vi capita, sono bastoncini di pesce di merluzzo, no, polipo no, merluzzo, sì, buonanotte, di seppia, fotonici, fotonici. Infatti io Eurospin non ce l'ho vicino e devo andare a fare un giretto perché Sarita Shabby Chic, mi ha detto che Eurospin sono arrivati anche gli ammorbidenti con le profumazioni nuove, per cui andate a curiosare. Poi io uso il panispugna, questi dove ce ne sono di solito 5 pezzi, addirittura adesso ho trovato una confezione, mi pare ce ne sono 10, ma non della Selex, io mi trovo bene, ne ho una in cucina e due per i bagni, che ovviamente cambio quando mi giri Ibiza, cambio. Ho finito, avevamo, questa è una cosa che ferma lì da un bel po', questi qua della linea del Deluxe, non lo so, di Lid. Dirò che li ho ripresi memore dell'anno scorso che mi piacevano tanto. Quest'anno mi sono piaciuti meno, probabilmente non li ricomprerò. Il prossimo non li ricomprerò. Poi ho finito le Hydro Caps, queste di Omino Bianco, igienizzanti. A me non piacciono molto le pastiglie da buttare nella lavastoviglie, queste qua. Preferisco metterle in Apisan. In Apisan non lo trovavo in offerta, avevo trovato queste, per cui sono andata di queste. Ovviamente perché in Apisan a prezzo pieno 7 passa euro, non lo compro di sicuro. Poi mio marito, che è strong, very strong, sul discorso caffè, lui non trova mai un caffè che lo soddisfa, che sia abbastanza forte, eccetera. Gliel'ho trovato in offerta, gli ho fatto la scorta e abbiamo trovato un caffè che lo agita. Questo qui della Lavazza, questo qua è gusto e crema forte. L'ha finito a fatica perché lo faceva agitare. Abbiamo trovato un caffè che lo fa agitare, infatti è tornato al suo della. Non mi ricordo adesso quello che usiamo, però mi fa, guarda, basta perché mi agita. E ho detto, finalmente.
Poi lui si è fissato, ha ragione perché piacciono un sacco anche a me. E infatti, ogni volta che facciamo spesa, lui se li prende davvero di scorta, li mangia a colazione. Gli ottimini, questi qua integrali, me li avete visti nei video spesa perché li prendiamo spesso. Sono senza olio di palma della Divella. C'è stato un periodo che li avevamo trovati 99 centesimi, ne avevo preso 6-8 pacchi, tutti schiacciati dentro nella coda, nella credenza. Poi, quando ci sono Halloween, l'hanno già fatto 2 anni di fila, per cui probabilmente lo faranno anche questo Halloween qua. Lid ha diciamo, quelle che sarebbero le duchesse, queste qua di polli. Ah, ce la posso fare! Bah, non c'è scritto niente. Figure di purea. Vabbè, sarebbero tipo le duchesse, queste qua di patate, fatte da Halloween, ci piacciono un sacco, le riprendo sempre se ci saranno questo Halloween. Sicuramente le prenderò. E le abbiamo finite perché tanto stanno in congelatore. E poi, se sei riuscita a capire qualcosa, perché qua noi apriamo in una maniera proprio degli animali, apriamo le cose. I cracker, questi qua, questi riesce a capire una ciuffola della Colussi, questi cracker qua che erano salati in superficie, ma mi pare che da qualche parte siamo sì degli animali. Sono fatti con lievito madre e sono senza olio di palma. Ci piacciono, li riprendiamo, non spessissimo, ma se capita li riprendo perché è un prodotto molto carino. Non ho altro da farvi vedere, a parte i miei guanti, vabbè, i miei guanti, i soliti guanti della Vileda che dentro non sono felpati ma sono verdi così, che avevo tenuto anche quelli. Questi sono i video, i prodotti, diciamo, mangerecci, più mangerecci, per farvi vedere alcune cose sfiziosette che non riesco a farvi vedere nei video spesa. Spero di avervi tenuto compagnia. Un bacione, ciao!